Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Gaia, uomo partita di Murazzo Marene. Dei salvataggi tuoi hanno davvero salvato questa partita, 1-0-0 intenso. Ti chiedo se è più un punto guadagnato quest'oggi a Fossano oppure due punti che potevano forse tornare a casa. Ma sicuramente sono due punti persi, perché le ambizioni sono quelle di fare un campionato, diciamo, zona playoff, e visti anche gli altri risultati nel nostro girone, secondo me sono due punti persi. Abbiamo approcciato bene la partita, siamo andati in difficoltà su delle ripartenze, nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Devo fare complimenti anche al portiere del Marene, Carletto, ha fatto degli ottimi interventi, però poi abbiamo rischiato di prendere un gol su una palla inattiva, un batti e ribatti, una mischia, mi sono salvato. Però sono due partite che ci gira un po' male, creiamo tanto, non concretizziamo, abbiamo commesso degli errori a Ceva, oggi abbiamo tenuto la porta inviolata, però non è arrivato il gol, peccato. Esatto, tornano però i punti comunque dopo un inizio di 2024 un po' così. Ti chiedo com'è andata questa pausa, se riesci a ricaricare un pochino il Lazio. Ma noi stiamo lavorando benissimo, devo essere onesto, stiamo lavorando bene in settimana, il gruppo è coeso, e ci aspettavamo un inizio diverso, perché all'andata avevamo fatto 6 punti nelle prime due partite e adesso solo uno, è un pareggio, muoviamo la classifica, stiamo lì agganciati e cerchiamo a Carrù prossima settimana di ritornare alla vittoria. Esatto, ti chiedo ancora questo, Carrù, Valvermenagna, poi ci sarà il Sant'Albano, tante partite molto intense, ti chiedo quale può essere l'arma in più del Murazzo per questo periodo? Ma dobbiamo recuperare degli infortunati, abbiamo 2 o 3 giocatori fuori, ci danno una mano, allungano la rosa, i cambi comunque sono fondamentali all'interno di una partita e dobbiamo iniziare a far punti. Adesso abbiamo, come hai detto te, Carrù, poi Valvermenagna in casa, giochiamo Bisalta e poi c'è il Sant'Albano, sono tutte partite da vincere, non nascondiamoci. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.